Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi faremo insieme delle ricettine tutte vegan. Vi farò vedere come fare le gocciole al cocco, buonissimi, dei biscottini buonissimi e friabili. Poi faremo insieme uno snack sano. Faremo insieme anche una pasta fatta con farina di legumi con carciofi e zucchine. Faremo insieme per cena una zuppa di farro e ceci. Allora, partiamo subito dalla colazione. Come vi dicevo, faremo insieme le gocciole al cocco, completamente vegane, senza uovo, né burro e né latte. Mettiamo all'interno di un mixer o comunque all'interno di una ciotola lo zucchero. Io sto utilizzando zucchero di cocco, potete utilizzare lo zucchero che preferite, un po' di latte di soia, della farina di cocco e la farina che preferite. Poi aggiungo anche un po' di olio di girasole, potete utilizzare l'olio che preferite, e un cucchiaino raso di lievito per dolci. A questo punto mescolo tutto insieme fino a quando si compatta. Vado a lavorare l'impasto con le mani su un piano di lavoro e quando si sarà compattato vado ad aggiungere metà delle gocce di cioccolato, perché l'altra metà ci servirà per decorare. Questo è un impasto che non ha bisogno di riposo, quindi possiamo subito stenderlo aiutandoci con due fogli di carta forno. Prendete la frolla troppo sottile, devono essere belli doppi. A questo punto aiutatevi con un tagliapasta o comunque una formina rotonda e daremo appunto con le mani la forma della goccia. Decoriamo con qualche goccia di cioccolato e inforniamo i biscotti a 180 gradi per circa 10-15 minuti, fin quando si doreranno. Dovete assolutamente provarli, sono friabilissimi e buonissimi, poi contengono comunque poco zucchero perché lo zucchero di cocco è davvero molto dolce, quindi ne basta pochissimo. Passiamo al pranzo. Come vi dicevo, faremo insieme questa pasta. Allora, la prima cosa che faccio è pulire i carciofi, che in realtà non li sto pulendo io, ma è il mio ragazzo che li sta pulendo. Di solito lo faccio fare sempre a lui perché è una cosa che non mi piace per niente. Quante come me odiano pulire i carciofi? Fatemelo sapere nei commenti. Allora, dopo averli puliti li vado a mettere in un po' di acqua con limone e nel frattempo taglio anche le zucchine a pezzettini. Vado a mettere in una padella un po' di olio, uno spicchio d'aglio, faccio soffriggere qualche minuto e poi vado a inserire le mie verdure. Do una prima mescolata e vado a coprire le verdure con un po' di brodo vegetale, ma giusto una tazza, per coprire un pochettino le verdure e farle ammorbidire prima, per creare anche una sorta di cremina. Nel frattempo vado a cuocere la pasta. Questa è una pasta fatta con la farina di ceci in abbondante acqua salata per circa 7 minuti. Quando la pasta sarà cotta e anche le verdure saranno cotte, vado a unire la pasta con un po' di acqua di cottura, mescolo bene il tutto e il mio pranzetto è pronto. Passiamo allo snack. Ho deciso di preparare uno snack sano. E come ben sapete ho iniziato la dieta, però la mia dieta è una dieta molto leggera perché io non devo dimagrire chissà quanto, quindi non fate caso insomma a quello che mangio io, mi raccomando, sentite sempre una nutrizionista per questo. Allora, prendo una banana, la divido a metà e vado a metterci sopra un po' di yogurt di soia e vado a metterci sopra lo yogurt questa crema 100% nocciole, non contiene zucchero, non contiene olio, è solamente nocciole, è buonissima, davvero dovete assolutamente provarla, io l'ho trovata in offerta alla Conad. Poi sopra ci vado a mettere anche qualche granella di nocciole e il mio snack è pronto. Come vi dicevo, per cena faremo una zuppa fatta con il farro e i ceci che ho preparato al Bimby. Vi lascio qui il procedimento, ma potete tranquillamente farlo in padella. Vado a metterci le carote, il sedano e un po' di cipolla, dopodiché vado a mettere anche un po' di olio. Faccio soffriggere, come avete visto il Bimby ha tritato tutto, una volta che avrà soffritto un pochettino vado a metterci anche i ceci
già cotti, insieme all'acqua, un cucchiaino di sale e infine vado ad aggiungerci il farro. Ed ecco qui la mia cena. Vado a mangiarla insieme a due crostini e basta. Quindi ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!